È già il quarto anno che noi abbiamo istituzionalizzato questo incontro, questo momento di preghiera. Non è un concerto, è un momento di preghiera che apre la nostra settimana santa. E quale più bello esempio è pregare tutti assieme, fare pregare con le nostre tradizioni, innestate anche con i suoni della musica classica e con i canti della musica classica. Quest'anno, grazie a professore Giardina e anche a Maria Vincenza Di Lena, che cureranno la traccia, su tale traccia che è uno dei più bei canti della pietà popolare siciliana, la riconoscerete sicuro. Su quei canti, cioè su questa traccia, noi inseriremo tutti i canti, inseriremo le musiche su un percorso che è quello della passione. Infatti suoni e canti nel memoriale della passione di Cristo. Nulla è stato fatto mai di grande senza passione, e la passione di Cristo ci prepara alla cosa più grande, che è la sua resurrezione, e la resurrezione è la nostra salvezza. Quindi il percorso che vedremo è la passione, nei suoni dell'Ave Verum, quindi la donazione del pane, perché è il regalo più grande che Cristo ci ha fatto, cioè donare se stesso per incontrarci ogni giorno nel suo memoriale, che ogni giorno lui si dona e continua a donarsi come amore. Ecco perché Ave Verum, perché nell'Ave Verum si completa tutto, non soltanto la resurrezione, ma anche la certezza che Cristo è sempre presente con noi. Quindi gustatevi questi suoni, gustatevi questo canto, e nell'atmosfera, diciamo, che cercheremo di produrre, cercheremo di fare, diventa preghiera unica per tutti. Io accoglierei innanzitutto con un applauso, perché sai, in questo istante faremo gli applausi, poi è un momento che inizia senza pause, inizia e finirà poi con la Regina Celi. Quindi facciamo un applauso alla Barcellona a prendere posto, e facciamo un applauso al maestro Barcellona, che ancora coordina. Thank you.
Poi Gerovetti mattina, la Madre Santa si mise in cammino, la Madre Santa si mise in cammino. Trentatré anni aveva, e in te lo petto una palomma bianca. Ma la trattarono le carnozze tenere, ca della croce non si poteva scendere. Ca della croce non si poteva scendere. Così esprimeva il suo sgomento Bernardino Giuliano, poeta della nostra gente, giullare dell'anima, e così lo ha sempre interpretato il nostro popolo. Da quando sulle note del mesto ricordo e delle aspre sonorità dei suoi lamenti ha cominciato a dar vita al mistero dei misteri, al percorso del dolore, al viaggio di una donna simbolo sulla via della croce. La più grande tragedia di tutti i tempi ha avuto per noi questa voce, melodia accorata e struggente che si sostanzia nel suono straziato delle trombe, nel rimbombo dei tamburi, fino quasi all'ebbrezza di un sfinimento collettivo. E sullo sfondo di un giorno quasi sempre uggioso, l'attonito sguardo di giovani donne in nero rivolto verso un incomprensibile segno del dolore. Un uomo morto per salvare gli altri. Dolore e sbigottimento. L'impasto misterioso della sua storia. Dolore e sbigottimento, segno dominante del suo credo, della sua cultura e della sua esistenza. Proiettati nel corso dei secoli sulle infinite immagini dei suoi martoriati crocifissi. Dolore che vuole abbracciare tutto il male del mondo ed esorcizzarlo in un atto di volontà redentiva che associa cielo e terra. Dolore delle madri, che il mito ha fissato nello sguardo impietrito di Niobe, di quelle madri abbracciate ai piedi dei figli crocifissi al palo del telegrafo, delle madri nei gulag, dei desaparecidos, e di quelle che ancora oggi ripetono lo scenario del Calvario nel ritmo quotidiano dei delitti sulle donne, delle violenze sui bambini, dei soprusi sui deboli. Dolore nella bellezza, quando Orazio colse la vita dell'anima nelle lacrime delle cose, sunt lacrime rerum. Dolore negli uomini di tutte le epoche, sui quali il male del vivere e la perfidia hanno prodotto le guerre, collante nero della storia. Sei sempre quello della pietra e della fionda, uomo del mio tempo, ci ricorda il poeta. Dolore nella natura, sulla quale si accanisce la mano dell'uomo. Oh!
anni aveva, 33 anni, e in te lo petto una palomba bianca. 33 anni aveva, 33 anni, e in te lo petto tutte le nostre affanne. Parlava con la voce dello cielo e camminava in capo dello mare. Parlava con la voce dello cielo per una parola nuova mi insegnare. Amore per lo padre e per la madre, amore per lo povero e lo ricco, amore per le vive e per le morti, amore per le debole e le forti. Amore per le neche e per le ranne, amore per le pene e per l'affanne, amore per le passere e le fiori, amore per lo cielo e per la terra, amore senza odio e senza guerra. Pigliò lo pane e lo spartì alla mece, questo è lo corpo mio, tremò la voce. Pigliò lo vino e lo spartì alla mece, questo è lo sangue mio, vetti la croce. 33 anni aveva, 33 anni. Ma la trattarono di carnozze tenere, che della croce non si poteva scendere. Cade la croce non si poteva scendere, cade la croce non si poteva scendere. Che noggio a Cristo lo porta a difendere, quando è caggiuta se lo è a pennere. Che noggio a Cristo lo porta a difendere. Thank you.
Venere e Santo di Franco Maida. La tramontana nella chiazza Ranni abballa e fa ballare tutti l'anni per lo Venere Santo, senza luci, quando un giovane Cristo alla sua croce. Quattro vent'anni fanno l'iudia, appresso l'urna della compagnia, la bella compagnia della matrice, con lo stennardo nevoro di peggio. È l'ora annevolata della sera e già si pensa che lo Cristo spira. Le scialle delle madri pietose, lo rumore che fanno le carose commogliano, di pena disperata, la faccia bianca della delorata. Al lato San Giovanni ave in mano lo testamento per lo monno sano. Maddalena e Veronica Cabanna aspettano che addumano la canna e chiamano le tromme lamentosi e la scommisa fanno le carosi peluciato più longo e la mazzata che prepararo già da mezz'annata. Pare una festa più che la passione e si fa longa la processione. Le tromme si rispondono alle botte delle tammura vina a mezzanotte. Lamentano chiatanno sarda e veno l'embriacuna verso lo penneno. Questo è un paese onde Cristo mori malamente in dell'arma e in dello cuore. E tu lo sapi che lo santiamo. E in godo notte e giorno lo portamo. Zemmola la sventura della fame. Varenate di esso e di letame rosso di sangue. Stretto in tale brazza per lo bruciore di sta vita pazza. Thank you.
adagio, adagio, non lo facete male. Adagio, adagio, scippate si chiova, nello me petto, ca, laio chiantate. Adagio, adagio, scippatele ora, figlio dell'arma mia, figlio dell'arma. Ah, come un nefenè, figlio, la mamma. Adagio, adagio, si brazza a calare. Adagio, adagio, scendetele ora. Usate meglio ca, in capo la falla. Adagio, adagio, ca dolore prova. Usate meglio ca, in capo la falla. Adagio, adagio, per dormire farlo. Adagio, adagio, la madre abbracciava lo figlio morto che in cielo chianava. Adagio, adagio, la madre abbracciava lo figlio morto che in cielo chianava. Ma la trattaro di carnozze tenere, della croce non si poteva scendere, ca della croce non si poteva scendere. Adagio, adagio, la madre abbracciava lo figlio morto che in cielo chianava. Adagio, adagio, la madre abbracciava lo figlio morto che in cielo chianava. Ma la trattaro di carnozze tenere, ca della croce non si poteva scendere, ca della croce non si poteva scendere. Adagio, adagio, la madre abbracciava lo figlio morto che in cielo chianava. Thank you.
fresco. Un sonno allarmato consegna la fine e spalanca il nulla. Tutto si gela sui riverberi smorti di una luce sconnessa. Se questa è vita, è una vita di nulla. Se questa è fede, è una fede di morti. Il Cristo avvolto nei lini è corona al male, dono alla morte, sonno per l'uomo. Ma quel mattino a Maria che seguiva passi di morte, l'angelo gridò: non è più qui, è risorto. Un sussulto, una sincope amara gelò il seno della terra e sul monte apparve la luce.
ringrazio, desideravo farvi una comunicazione. Oggi, 24 marzo, riunito il Consiglio di Presidenza della Memento Domini, per il lavoro, l'attenzione ai riti della vita popolare e per la condivisione degli scopi sociali per la salvaguardia e la conservazione della tradizione, si conferisce il titolo di socio ad onore a padre Ignazio Cavulla. Sbalordito, trasecolato, un capolavoro d'arte questa sera è stato espresso, l'arte, il canto, la musica, l'espressione del sentimento, la poesia, una meraviglia ai nostri occhi. Abbiamo visto come la gloria di Dio trionfa sulla morte e il peccato, quella svelazione della Madonna che ha riempito di luce il Tempio e ci ha dato il Figlio suo Gesù. Ringrazio di cuore per questa splendida rappresentazione della passione, morte e risurrezione di Gesù in maniera straordinaria, non ho parole veramente. Soprattutto l'armonia che avete creato tra le tre associazioni, la Memento Domini, l'Associazione Culturale Coro Polifonico di Mussumeli e l'Associazione Musicale Giacomo Puccini, Filarmonica di Mussumeli. Abbiamo degli artisti, riscopriamo il valore dell'arte, della cultura, della bellezza. Tutto questo in onda di luce e fa bello tutto ciò che è storico. Il mondo oggi ha bisogno di luce, il mondo ha bisogno di bellezza. Affidiamoci a Lui, il glorioso, il vivente, il più bello tra i figli dell'uomo. E ringraziamo la Vergine Maria, vera Signora e Patrona, che ci ha concesso di vivere questo momento di preghiera, certamente, ma anche di incontro tra di noi. Grazie di cuore e vi auguro una buona e santa Pasqua. Maestro, grazie. Giovani, grazie. Memento Domini, grazie. Sono socio con voi e per voi, insieme. E permettetemi di fare un applauso a tutto l'insieme, il contesto, ecco, questi giovani che veramente ci lasciano sempre a bocca aperta per quello che fanno, operano nel silenzio e per il bene della comunità mussulmana e non solo. Bravo! Si tratta di una gigantografia della Madonna appena restaurata, in particolare inedito in assoluto proprio. E permettetemi, questa gigantografia va innanzitutto al maestro Barcellona.
all'Associazione Coro Polifonico di Mussomeli, il presidente viene a ritirare sempre la gigantografia. Grazie. L'Associazione Musicale Giacomo Puccini, presidente, venga a ritirare sempre la gigantografia. Per il signor sindaco, l'assessore Nugera, questa ve la incorniciate e ve la mettete nell'aula assembleare dove vi riunite, che la Madonna vi illumini per le sorti di questa città che ha tanto bisogno. Grazie. E come non poter dimenticare il caro professore, il maestro Giuliano Bernardino, professore mio delle scuole medie, ma coniugo due persone questa sera presenti, che non ci sono più ma sono presenti nel Regno dei Cieli, lui e Monsignor l'Arcivescovo Naro, è stato il socio fondatore, mi pare, della Memento Domini. Al professore Giardina, carissimo, e a Maria Vincenza Di Lenzi. Memento Domini, al suo presidente, nonché fratello, amico e compagno di viaggio in questa avventura che il Signore, per mezzo di Maria, ha seguito. Questa non è una gigantografia, ma è l'intera Madonna dei Miracoli vestita a festa proprio il giorno del 7 sera per il Vespro, con i suoi ori e con il manto che anche lui ha tessuto quando era qui con Monsignor Spinale. Grazie. E permettetemi all'ultimo, per tutti i partecipanti, grazie, passo la parola all'assessore. Ringrazio, grazie. Io direi e aggiungerei una cosa molto semplice. Sto parlando Cavasarre, così si dice a Mussomeli, perché nell'ultimo minuto ci ha regalato un grande momento di grande fede e soprattutto ci ha fatto sentire i figli ancora una volta di Maria Santissima del Miracolo. La commozione e le note di questa serata hanno riempito il cuore di ogni mamma, di ogni papà e di ogni figlio. E come diceva Papa Francesco, questa è la settimana più importante per tutta l'umanità. Ecco perché, portando il saluto del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale, anche il comune vuole dare un segno tangibile a tutti gli attori qui presenti e a tutti gli artisti, soprattutto nella persona del maestro Barcellona, che invito a venire a ritirare una targa e a cui va un applauso sicuramente di grande ma grande sensibilità. Maestro Barcellona, noi non finiremo mai di ringraziarti per la tua disponibilità, per la tua assidua voglia di trasmettere valori e soprattutto cultura alla nostra comunità. Grazie, grazie di cuore
e che Dio ti benedica e ti dia la possibilità veramente di manifestare sempre con grande interesse la musica e quanto ti appartiene. Grazie, grazie. Volevo dire soltanto due parole, devo dire un grazie straordinario ai ragazzi, agli strumentisti, ai ragazzi del coro, agli amici del Lamento Domini, perché sono stati fantastici. Faccio un nome particolare, perché oggi, stasera, per la prima volta si è esibito un ragazzo che mi sta davvero a cuore, Biagio Gengo, con il primo violino, e per lui che dobbiamo fare... per gli sforzi notevoli per realizzare questa serata. Davvero bravi, faccio i complimenti personali, è un complimenti che siete rimasti fino all'ultimo. Grazie a tutti voi. Adesso potete ancora dare un applauso a tutti i presidenti, i momenti domini della filarmonica e anche del coro polifonico. Presidenti, grazie. Assessore Gelsomino, ti prego, ti raggiungermi, grazie. Tanto questa è una particolarità che noi andiamo di avere, è la presenza dell'assessore Gelsomino all'interno anche del coro, e poi va sicuramente un applauso particolare, ve lo chiedo. Assessore Premia, volevo fare un ringraziamento particolare al Presidente di Convento Domini, all'ingegnere che ha curato tutti gli aspetti e tutte le particolarità di questo momento così straordinario. Grazie a te. Questa sera, 24 marzo 2013, io, rettore di questo santuario, sacerdote Ignazio Carrubba, in qualità di custode nella personalità giuridica, concedo all'Associazione Memento Domini di poter depositare e custodire l'archivio storico in questo santuario.